Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse, quell'innocenza sulle gocce tu, due arance ancor più rosse. Ci sono canzoni che restano nel sempre, quelle che ci tramandiamo nel DNA da buoni italiani e che accompagnano i momenti speciali da generazioni. Sono le canzoni di Lucio Battisti, autentiche poesie in musica che conosciamo sin da bambini e che fanno parte del nostro patrimonio culturale. Gianmarco Carroccia è un interprete straordinario delle canzoni di Battisti che da diverso tempo sta portando avanti un interessante progetto musicale insieme a Mogol dal titolo Emozioni, dove il palcoscenico diventa tributo al celebre cantautore. Abbiamo incontrato Gianmarco Carroccia virtualmente, che da casa sua, nella cittadina di Fondi, ci ha parlato di come questa quarantena sia lesiva per il comparto culturale, di come sarà complicato ricominciare. Il settore dello spettacolo è un settore che io devo dire che ho sentito nominare molto poco dai nostri politici e da tutte queste persone che partecipano appunto a queste trasmissioni dove si parla continuamente di questa malattia e dei, appunto, di tutti i settori che vanno aiutati, però stranamente la cultura, di cultura se ne parla veramente molto poco ed è appunto il settore, secondo me, che sarà l'ultimo a ripartire dopo questa bufera. Carroccia ci ha presentato in anteprima anche un suo inedito che presto farà parte di un album a cui sta lavorando insieme al maestro Mogol. Datemi un vinile, la mia Vespa e una chitarra, un profumo di aranceti sopra la mia terra, le mie sette note, un foglio bianco e una matita, affinché io possa raccontare la mia.